cercheremo di analizzare la protezione del patrimonio non finanziario, con focus in particolare sul patrimonio immobiliare, patrimonio aziendale e ovviamente, visto la location dove siamo, il patrimonio artistico, quindi la valorizzazione del patrimonio artistico. Il presupposto con il quale abbiamo costruito il nuovo modello di servizio in Banca Generali è quello appunto di guardare il patrimonio dei clienti e delle famiglie con una visione a 360 gradi. Che significa non considerare i singoli investimenti a seconda della tipologia come un qualcosa di a sé stante, ma come un qualcosa che è una componente di un intero patrimonio che va visto a 360 gradi. Circa i 2/3 del patrimonio degli italiani è investito in asset real estate. In particolare residenziale di qualsivoglia tipologia. Noi partiamo da un'analisi iniziale proprio per valutare qual è la parte di patrimonio investita rispetto al patrimonio complessivo nella componente real estate e per valutare anche in funzione delle richieste dei clienti in termini di rischio rendimento e di eventuali esigenze appunto di liquidità. Vedere se il patrimonio immobilizzato è correttamente allocato rispetto al patrimonio complessivo. L'accesso al credito è migliorato e quindi ci fa pensare che le vendite sono già riprese, ma sia l'inizio di un nuovo ciclo. Il messaggio secondo me è quello dell'analisi degli immobili, di una strategia che porti poi a una valorizzazione. Quindi se andiamo su questi presupposti, molto probabilmente il mercato immobiliare ci potrà dare ancora delle soddisfazioni. I prezzi sono diminuiti anche nel mondo del pregio. D'altronde noi e la Grecia siamo le uniche due nazioni che dopo la fine della crisi, dopo la fine del 2014, inizio 2015, i prezzi non si sono mai alzati. Quindi nell'area euro tutti i prezzi sono aumentati il numero delle compravendite ma anche i prezzi. In Italia e in Grecia sono aumentati il numero delle compravendite ma i prezzi no. Oggi anche gli immobili di lusso si possono vendere solo ed esclusivamente ad una condizione, il prezzo giusto, perché ormai il cliente acquirente non compra più con un prezzo troppo elevato, è molto molto competente, molto organizzato e quindi la soluzione migliore è quella di vendere l'immobile al prezzo giusto. Quello di fare il proprietario immobiliare è un lavoro professionale, quindi se uno vuol fare il proprietario immobiliare in maniera importante, non solo per l'uso diretto, deve approcciare questo tipo di attività in maniera professionale, certo. E quindi analizzarlo. Quello che noi stiamo vedendo, e quindi l'analisi dei miei beni e di quello che è la finalità per cui li detengo, è fondamentale per definire una strategia. Poi è chiaro che una volta risposto a questa domanda devo anche rispondere il mercato come vede, in maniera molto asettica, come vede i miei beni. La cosa che vedo, riagganciandomi al tema come è cambiato il mondo e come si vede l'immobiliare in questa nuova economia, sicuramente non è più un bene che tutela l'inflazione, anche perché l'inflazione non c'è più. Sicuramente non è più un bene a cui bisogna spendere poco per mantenerlo, ma tra tasse e soprattutto anche adempimenti normativi e manutenzioni è un bene che richiede molto impegno. Il proprietario immobiliare, il proprietario di una destinazione come quella degli uffici, per esempio, quindi i proprietari di immobili terziari, devono ragionare, devono cominciare a cambiare marcia e guardare a quelli che sono i trend e le tendenze del mercato. Milano attrae moltissimi tenant, moltissimi utilizzatori di immobili terziari, perché è la città economicamente più importante d'Italia, ma sono utilizzatori che stanno cambiando. Stanno cambiando perché, adesso butto giù un po' di inglesismi, si parla di smart working, quindi le imprese prendono meno metri quadri, ma vogliono dei metri quadri più smart, dei metri quadri multimediali,
vogliono dei sistemi di IoT, cioè di Internet of Things negli immobili, che gli permettono di avere un controllo degli spazi e di ottimizzare i costi di gestione. Quindi il proprietario immobiliare deve, come dire, agganciarsi a questi trend, avere una visione strategica, affidarsi a dei professionisti che dalla ristrutturazione o costruzione alla gestione sappiano interpretare e raccogliere gli spunti che il mercato offre. Quindi in questo senso ci sono sicuramente delle opportunità. Il mercato dell'arte da qualche anno è stato scoperto anche come un mercato di investimento attraverso cui appunto diversificare il proprio patrimonio. Fino a qualche anno fa i nostri clienti effettivamente ci rendevamo conto che gestivano i propri beni come solo, fra virgolette, beni da collezione, quindi li gestivano certamente con passione, ma sostanzialmente, passatemi il termine, a tempo perso. Oggi invece vediamo che gli stessi clienti hanno mutato radicalmente il proprio approccio verso questa tipologia di beni e verso questa componente del proprio patrimonio. Quindi richiedono per la gestione del patrimonio artistico competenze sempre più specialistiche, sempre più sofisticate, e soprattutto chiedono al mercato in generale, a noi appunto come operatori, di gestire la componente appunto arte del loro patrimonio, ponendo i beni artistici in relazione, in riferimento, in un'ottica diciamo più integrata, quindi in riferimento anche alle altre componenti del loro patrimonio. Il nostro approccio, che è quello peraltro che già molti clienti di Banca Generali in questi anni hanno potuto provare, parte sempre da una consulenza preliminare che poi da cui scaturiscono esigenze di servizi molto diversificati, e fra questi servizi, devo dire, in un contesto appunto come quello di stasera in cui si parla di wealth management, mi piace sottolinearlo, tantissime volte appunto si riferiscono ad esempio al passaggio generazionale, un passaggio estremamente delicato, perché appunto anche il patrimonio artistico, come le altre componenti del patrimonio, devono essere tramandate da una generazione all'altra, e questo passaggio è sempre molto molto delicato.